Hello guys, bentornati in questo nuovo video. Oggi vi porto la mia tier list personale delle Entrap, Board Breaker, tutti insieme, migliori per questo YCS di Bologna. Perché guardare il video di Joshua Smith, un campione di YCS, quando potete ascoltare me, che ogni tanto faccio qualche top ai local. Andiamo, iniziamo subito con questa tier list. Abbiamo SA, abbiamo forti determinanti deck, che sono carte che possono essere anche più forti di una carta S o A tier, però si possono giocare un po' di meno, un po' meno deck, poi forti in alcuni matchup, e lasciamo perdere che è meglio proprio nemmeno considerare certe carte. Iniziamo subito con Nibiru, che lo mettiamo come A. Molto molto solida, è una sicurezza quasi più forte going first che going second, se avete modo di setupare il vostro follow up. Però mi piace, non la metto in S perché molti lo stanno rispettando in questo momento, e quando viene rispettato ovviamente perde di potere. Enemy Controller lo metterei quasi A, però lo mettiamo in forti determinati deck perché non tutti riescono a mettere un body che possono sacrificare subito. Contact sì, lasciamo perdere adesso che esiste SP.net, non esiste. Metto Called in determinati deck perché se perdete Hard Troll vi può far comodo, può essere anche forte. Going second in alcuni matchup, ma è un po' limitata. DD Crow lo metto come A tier, molto forte soprattutto per la sua versatilità. Bisogna rispettare tier, bisogna rispettare Enchanted e bisogna rispettare Purrell, e questa è una delle poche entrap che hitta tutti e tre questi deck insieme. Book of Moon lo metterei qui, sempre su forti in determinati deck. L'ordine non è rilevante, lo stesso Eclipse. Forse Eclipse è un po' meglio Book of Moon, secondo me. È un buon board breaker contro Purrell, fa qualcosina anche contro altri matchup. Secondo me però va giocato solo in deck che ricavano qualche beneficio dal bucare i propri mostri come Rescue S. In quel caso sono molto forti, altrimenti probabilmente non lo giocherei. Droll la mettiamo come S tier entrap, obbligatoria o inside o in main deck. Una e due dovete scegliere tra Droll e Nibiru. Spellbound lo mettiamo... Allora, sono indeciso se è qui o qui, però io vi direi più forte in pochi matchup. È un po' tanto specifica, non ti risolve tutti i problemi che avete contro Enchanted. Per carità, forte contro Purrell, a meno che non parte già col ciccione, ma con la combo Ghostrick. Quindi, mettiamola qui. Dark Hole lo metterei su lasciamo perdere. Al massimo si mangia un neghetti in genere, eviterei forse. Forse in alcuni matchup, mettiamolo su lasciamo perdere. Spolverino lo mettiamo qui, non me la sento di mettere in A perché comunque soffri Floodgate, soffri tanta roba secondo me, quindi anti-spell gira, Labyrinth, per carità, fortissimo contro le SQS però... Cosmic, a sorpresa, ve lo metto come A tier, secondo me è molto molto underrated come carta, è una carta su cui nessuno gioca attorno a Cosmic, nessuno. Straforte, going first, going second senza dubbio un po' meno di impatto, quasi non la usate praticamente going second, a parte contro magari roba come Labyrinth o come Centurion, ma going first secondo me è una delle carte più forti che potete avere contro Centurion, anche contro Labyrinth è forte, e soprattutto contro Enchanted. Tirare questa su una carta targettata da Rua o da Charvara è veramente veramente micidiale per loro, non giocano più. Bestial, qui c'è Magramut, ma in realtà è Druidswarm, se la gioca con DD Crow, comunque sempre in questo tier, i Druidswarm ovviamente non Magna, se la giocano qui, di sicuro Druidswarm è molto più forte, però il fatto che DD Crow ha quella funzionalità contro Purrell, secondo me gli vale qualche punto comunque in più, però vedete, tutte e due sono valide, e soprattutto tutte e due hittano anche Centurion. Il signor Ferrir starebbe quasi qui, però è talmente tanto forte che potrebbe essere messo anche qui. Secondo me è obbligatorio come carta, è un S card se giocate un mazzo che beneficia dall'engine, tipo Manadium, se giocate Manadium e non giocate Ferrir è un errore enorme. Fa male, specie in un meta con tutte queste entrap, avere un Ferrir a terra all'inizio della combo fa comodo, al grind game, e in più è un'interruzione comunque, quindi se vi interrompono voi avete questo Ferrir che vi dà qualcosa, quindi mi piace. Questo qui lasciamolo perdere, Retaliating sì, roba deve rimanere sul terreno, non va bene. Crossout lo mettiamo sempre forte in determinati deck, un deck in realtà, che è Centurion probabilmente, solo lì lo giocherei. Quasi, forse anche Infernal potresti pensarci. Il Kaiju...
Lo metto forte ma in pochi matchup, perché contro tanti deck non è sufficiente il Kaiju. Quindi lo metto qui. Lava Golem, secondo me, se dovete scegliere uno dei due, questo è di sicuro più di impatto, Lava Golem. Però si può giocare comunque in pochi deck. Il Kaiju, secondo me, non è proprio abbastanza. Il signor Herald of the Abyss, anche qui forte ma in pochi matchup. Non mi sembra il caso di giustificarlo, anche perché boss side andate sotto anti-spell, perché tanto contro chi lo sideate? Contro Unchained e contro Pureli, e contro Unchained dove beccate anti-spell non è bello. Lo Schoolmaster, i matchup è forte magari contro Unchained. Contro TR già è difficile riuscire a proccarlo perché ci imbloccano tutti gli effetti. Magari lo mettiamo qui, ma quasi starebbe qua sotto. TTT, non so se metterlo a S o A, perché il problema che ho con TTT è che non avete gli slot per giocarla. Ci sono troppi FTK, il fatto che ha perso un po' contro alcuni deck la capacità di essere una carta board breaker, e magari rimane solo una carta per giocare meglio attorno alle Entrap, secondo me gli ha fatto perdere un po' dei punti, però sta tra S senza dubbio. Ghost Ogre la mettiamo forte ma in pochi matchup. Lo stesso la Winter Cherries, stessa cosa. È un po' troppo specifica secondo me per essere giocata. Twin Twister lo metterei forte in determinati deck. Può essere un'alternativa carina per non perdere da anti-spell i mazzi che beneficiano del discard, come magari Dragon Link, come Unchained magari, perché ci avete alcuni brick, magari vi volete rivelare di alcuni brick alla mano. E contro... oppure anche giocando Manadium vi fa comodo scartare questo Visa Starfrost, quindi secondo me sta assieme a Spolverino. Kurikara, forte ma in pochi matchup, sì, contro Burley non è male ma già ha pescato tante carte, secondo me quasi sta qua sotto, Kurikara. Droplet la mettiamo sempre forte in determinati deck, è più o meno lo stesso spot di Twin, però il problema di questo qui, forse dovrebbe stare un pochino più giù, è che in un meta con tutte le entrap, con tutte queste entrap, si deve fare una scelta. Se entrap è board breaker, se avete fatto le entrap rimanete con poche carte in mano. Secondo me probabilmente lo può giocare una roba solo, magari un deck come Manadium, quindi sta qui in mezzo. Pankra, secondo me ragazzi S tier. L'unico board breaker che metterei in S tier, Pankra, secondo me è fortissimo in qualsiasi matchup, è versatilissimo, tra da 1x2 quasi sempre, out a Espiritual Knight, out a qualsiasi Floodgate. Secondo me ragazzi S tier card, dovete giocarla assolutamente nel vostro side deck. Il Phantasmay lo mettiamo forte in determinati deck, forte se avete dei brick. Personalmente io questo lo giocherei solo in mazzo che gioca tante entrap e praticamente solo in Centurion, però è davvero forte in mazzi quel genere, è forte contro SQS, contro Unchained, quindi secondo me uno spot qui se lo merita. Questo qui stessa cosa, è un Veiler, però avete il vantaggio di poterlo usare in draw phase, ma non di poterlo usare quando volete, dovete farlo per forza sulla summon, quindi per questo metterei Veiler un pochino sopra, perché comunque va sotto a TTT, e Winter Cherries un pochino sotto. Quindi andiamo avanti con Shifter, che lo mettiamo in forti determinati deck, perché è molto d'impatto, è fortissima per carità, ma lo puoi giocare in pochi deck, quindi è una di quelle classiche carte che nel deck giusto diventa un S tier, per carità. Però la mettiamo qui per la poca versatilità. Imperma, forse è l'entrap più forte del formato, troppo versatile, go in first, go in second, è troppo buona, non proc DT enorme. Gamma, no, cioè metterei qui, ma un deck lo può giocare, cioè se lo fate siete bravi, ma non lo giocherei probabilmente. Super Poli. Anche qui sono indeciso tra questo e questo. Perché? Perché Super Poli si risolve a un sacco di impatto, però quando la fate, contro chi la fate? La fate contro... non la fate contro Infernoble, perché c'è il negate per negarla. Non la fate benissimo, magari nemmeno contro... contro per esempio TR, perché c'ha roba che non è fusionabile, potete usarla perché dà in catena per doggiare cose. Molto forte contro Rescue Ace, sì, però non è nemmeno un granché contro Unchained. Quindi è talmente forte quando risolve che si merita di stare un pochino più su, però secondo me non è il momento per giocare Super Poli, quindi vedete un po' voi. Sphearmod anche qui, forte ma solo in determinati matchup. Non è forte contro Unchained, è forte però contro tutti i pile deck enormi,
però anche sacrificare Anormal è pesante, come per Lava Golem, però non hai l'upside di poterla usare anche contro Ancient, che probabilmente sarà uno dei deck, se non il deck più giocato. Ash Blossom, anche questa, top tier, entrap, troppo versatile. Ultimate Slayer, secondo me, è molto underrated. Anche questa la possiamo giocare forse solo in Centurion. Mi sto convincendo piano piano a giocare Centurion, perché gioca tutte queste carte davvero carine. Ultimate Slayer, ragazzi, se avete lo spazio dell'extra, fa veramente, veramente, veramente male in questo formato. È una poche carte che outa la board quasi di Unchained. Comunque gli forza a usare tutto e gli toglie anche il follow up se l'avversario non è disposto a sacrificare la sua trappola per poppare. Quindi va rispettato. Va rispettato anche perché manda i costo, quindi fortina. Vediamo adesso con la Trust. Trust che la mettiamo qui, forte in determinati deck, perché personalmente Trust, nonostante sia una carta forte, specie in un meta di Entrap, secondo me non avete spazio per i target di Trust nel vostro deck. L'unico deck in cui la giocherei probabilmente Unchained, perché avete benefici a settare la carta. Vi funge non solo come una carta per settare la carta stupida per distruggere l'avversario dopo, ma anche per avere una trappola di Unchained, una carta Unchained settata da poter distruggere, e quindi funge anche da extender, anche se l'avversario non ha mosse sul terreno. Negli altri deck, il fatto di magari potervi beccare un droll e poi non poter andare a avere solo una carta settata, secondo me non vi permette di giocarla. Ecco, quindi la mettiamo qui, solo in determinati deck. Lo stesso vale per XYZ Encore. Secondo me è molto forte per outare Purrely, molto forte soprattutto per outare i Dweller. È obbligatoria da giocare, secondo me, in 3x se state giocando un mazzo che muore da Dweller. Quindi giocate Unchained, giocate Tiar. Secondo me il 3x di questo dovete giocare, e magari togliete dei corvi o qualcosa che fa male a Purrely e giocate queste, perché se vi beccate Dweller avete perso, e molti molti deck lo possono fare. Ghostbell, anche lei va in forte ma in pochi matchup. Itta in realtà parecchie cosine, Itta parecchia roba in Rescue Ace, quindi può far male in alcuni spot contro Rescue Ace per salvataggio, per allerta anche. Però anche forte contro Labyrinth, però secondo me non possiamo giustificarla, non c'è spazio, è un format troppo vario. Lo stesso vale per Darkruler, può essere buono in alcuni spot ma non è sufficiente. Qua intanto mi sono finito lo spazio. Change of Heart, anche questa forte ma in pochi matchup, no, non penso basti, questi Ball Breaker no, non bastano. Lightning Storm lo mettiamo assieme a Spolverino e Twin, anche questo se giocate Trust, se giocate Unchained probabilmente giocherei più, forse giocherei queste, se volete giocare anche Trust, altrimenti andate di Twin. E Evil Imaged, forte ma in pochi matchup anche lei, quindi... Per carità, contro SQS è una delle carte più forti che potete avere, ma dover sacrificare la battle in un meta in cui esiste Little Knight, che ci può garantire del follow-up assicurato, e sappiamo che non moriamo in questo turno, secondo me la fa scendere di molto nella priorità tra le Entrap e tra le Entrap e i Ball Breaker. E questo è quanto, ragazzi. Spero che il video vi sia piaciuto, vi sia stato utile. Fatemi sapere cosa ne pensate di questa tier list. Fatemi sapere se siete d'accordo, non siete d'accordo, quali carte ho dimenticato, quali carte invece ho sopravvalutato, sottovalutato. E ci vediamo al prossimo video. Bye bye, guys.